diventa importante, torna ancora da noi. E adesso un personaggio. La settimana scorsa abbiamo avuto l'uomo del Montenegro e adesso abbiamo lui, Johnny Depp. È un piacere anche a me. Noi abbiamo una grande star qui, seria, però è bello l'effetto, bello tutto. Ci sediamo un attimino e parliamo un po' di te, ok? D'accordo. Allora, quando hai capito che veramente dici io somiglio a Johnny Depp? Allora, innanzitutto vorrei di voce. Ok, allora, precisando già dal fatto che tutto quanto è nato per uno scherzo proprio. Ma guarda, con quel cappello sembri Johnny, ehi Jack Sparrow, come ti butta? Così, poi i capelli lunghi. Sì, perché questi sono capelli originali che qualcuno invidia un po', Vito, più che altro Vito, non io. Vito, ok. Sì, sono capelli originali questi. Sì, okay. sì, sono assolutamente i miei capelli. Ok. Sono assolutamente i miei capelli, mai parrucche, niente del genere. E tutto quanto è nato... Praticamente per gioco, per scherzo. Grazie, per scherzo anche. Ragazzi, per chi volesse saperlo, sto registrando io la puntata. Che abbiamo già presentato l'uomo del Montenegro insieme agli altri cosplayer. Iniziai a fare il cosplay di Mort Rainey nel film The Secret Window. Ah, capito. Purtroppo non abbiamo la foto adesso. Però abbiamo tra adesso mandiamo alcune immagini comunque di abbiamo quello che delle foto esatto di soprattutto quando faccio il cosplay di Jack Sparrow o di Johnny Depp e ci sono anche diverse foto che ho fatto a Striscia la Notizia oppure anche con personaggi famosi come la Zingara eccola vediamo la esatto ah. Oppure Annalisa Scarrone anche la sorella di Belen Rodriguez, la Cecilia esatto. Ma l'impatto che hanno loro, che cos'è quando ti vedono? Allora, praticamente sono anche stato nel pubblico televisivo di Mediaset dove mi hanno riconosciuto proprio la somiglianza, infatti mi hanno fermato in molti, ehi Johnny facciamoci una foto. Qui invece sei come Jack Sparrow. Esatto, come quindi Jack tu Sparrow. Fai le due versioni, diciamo sì, Johnny Depp e poi invece alla fine qui, diventa esempio, questo oggi, personaggio. Qui per esempio vedete qua è una foto dove paragono me. La somiglianza se si nota. Sì. E si nota, si dovrebbe notare abbastanza. No, ma per quello diciamo si può notare. Ma quando tu in giri per la strada qualcuno ti ferma e ti dice ah guarda che c'è Johnny Depp. È successo tante di quelle volte che addirittura la gente mi ferma per fare le fotografie. Sì. Ed è sempre un piacere perché molto spesso... ecco, molto spesso praticamente riconoscendomi e Johnny Depp essendo un attore di fama internazionale e anche soprattutto mondiale. Discusso, a parte che comunque approfittando del fatto che se mi è concesso dirlo alla Disney, avete fatto una cavolata secondo me a togliere Johnny Depp dalla scena di Pirati dei Caraibi nell'ultimo film. Allora io direi di non entrare in merito a queste cose perché non ci riguardano, nel senso, sono scelte, no? Che noi non possiamo sapere i motivi per cui uno possa essere scelto o meno. Della vita privata di Johnny Depp sinceramente sono un po' problemi suoi e non tocca a noi giudicare quello che lui fa. In questo momento quello che voglio capire io, tu attraverso queste somiglianze, no? Va bene. Sì. Io ho conosciuto una grande, la signora Isa Miranda, che lei è un po' capostipite dei sosia. Sì, esatto. Okay. Lei, lei è una specie di madrina per di me. Di madrina, perché io l'ho conosciuta, sinceramente, io in realtà te l'ho detto, Isa Miranda, io quando sono entrato nel suo ufficio, lei somiglia proprio a Liz Taylor. C'ha anche gli occhi viola, quindi è piccolina come lei, non è alta, ha i capelli neri. Sì, e spesso e volentieri si presentava e a volte ha conosciuto anche la vera Liz Taylor. Tu hai mai conosciuto Johnny Depp? Hai potuto avere l'occasione se fossi andato al festival di Lucca, ma purtroppo per problemi economici... Cioè questo festival di Lucca di cosa parla? Praticamente... Dei cosplay? No, il festival di Lucca è
il famoso concerto, una serie di concerti tratta da diversi artisti, e in questo caso quest'anno c'erano anche gli Hollywood Vampires, e di cui Johnny Depp fa parte del gruppo. Quindi avresti potuto conoscerlo così. Sì. Ma volevo chiederti, va bene, adesso visto che poi fai anche il pirata e tutto il resto, ma come figurante hai avuto occasione di lavoro in, non so, ma nei parchi? Sto buttando lì, ecco, diciamo così. Allora, dove assumono, no, figuranti che somigliano e quindi fanno gioco anche di allora, questi per posso, i vestiti. Allora, posso dire che come innanzitutto lavoro come animatore anche presso le giostre, dove lavoro saltuariamente il fine settimana, e generalmente la gente quando mi vede mi riconosce, sa chi sono. Bene. E soprattutto molto i bambini di Sesto San Giovanni. Sì. Ok. Poi tra l'altro, tra le mie anche esperienze artistiche, mi è capitato anche di dover lavorare come comparsa in un cortometraggio che sta facendo il giro dell'Italia. Sì. Adesso non posso dire il titolo. Certo. In quanto è in fase. È in fase. Poi ho lavorato anche in videoclip musicali, come abbiamo già fatto vedere da foto, insieme ad Annalisa Scarrone nel video Use It To You, e mi si nota proprio, se guardate bene, alla fine del video con il cappello e tutto quanto. Sono stato anche a Striscia la Notizia, sempre come figurante vestito da Jack Sparrow. Sì. Dove ovviamente saluto anche le veline. Quindi ho avuto modo di far vedere un po' la tua somiglianza così. Esatto. Ma oltre alla somiglianza, tu cos'è che aspiri, diciamo così? Tu dici, beh, io somiglio a Johnny Depp, però artisticamente è una, cioè, un escapotage per fare qualcos'altro? Io aspiro a diventare attore. Bene. È un personaggio pubblico, un... diciamo che qualcuno ti prende in considerazione come, esatto, come esatto, sosia, ma poi vuoi far arrivare anche la tua vera personalità, giusto? Sì, sì, certo, non voglio di certo rubare la scena a Johnny Depp, quello originale, però l'idea che vorrei rendere è quella del rendiamo un po' la TV un po' più magica grazie, certo, ai sosia. No, ma quello di sicuro. Allora, il tempo a nostra disposizione è finito, mi fai solamente una parte qui? Dimmi, vorrei tanto poter anche dire che ho una pagina Facebook. Appunto, non giusto, scusami. Ecco, allora, una mia dove possiamo trovarti? Ecco, sulla pagina Angelo Depp su Facebook, oppure sulla mia pagina, dove potete mandarmi anche tranquillamente l'amicizia, Angelo Pal, Palermo Ancona Livorno. Come ho fatto io per conoscere Johnny Depp. Ci mettiamo in centro studio per la sigla finale. Allora, anche te spero che i miei ospiti, Caterina Nava e Fabrizio Cimadoro, siano ancora qui con me per i saluti finale. Allora, ecco qua. Fa di corsa, di qua, di qua. Allora, Caterina, alla prossima. Fai un pensiero per il mio festival, il 6 aprile. Anche un futuro. Ecco, mi raccomando, quando diventate un po' più famosi, ritornate qua. Hai capito? Di al tuo amico Gigi che noi veniamo con la truppa. Ecco, va bene. E a te, diciamo così, un futuro, diciamo così, oltre Jack Sparrow. Sì. Ok, sì. Va bene. Grazie a tutti di averci seguito e alla prossima. Grazie.